nostro padre ci aveva detto che dovevamo prendere una nave che ci avrebbe portato fino all'orizzonte. Lì troveremo gli zii, eppure un paese dove i dolci crescono sugli alberi. Ce l'aveva spiegato. Diceva pure che avremmo avuto i soldi per comprarci delle scarpe di cuoio e un sacco di cose belle. Diceva che quelle cose gliele aveva dette il vento. Ma Benedetta non è che ci aveva creduto tanto. Come poteva il nostro padre parlare con il vento e i dolci crescere sugli alberi? La mamma sicuro che non ci aveva creduto e aveva cominciato a piangere e a dire che lei la Sicilia non la lasciava e che di questa cosa del vento e dell'America a lei non le interessava. Però sicuro alla fine papà l'aveva convinta, perché alla fine partiamo. Letizia, oh, la nostra cara città, la mamita Letizia. Lei è magnetica. Sì, magnetica. Lei ti attrae, ti respinge con uguale potenza. Lei è bellissima, ma le piace fare la sciatta. Lei potrebbe sorriderti, ma non lo fa mai. Se provi a darle aiuto, lei si volta e ti morde. Poi si lamenta che nessuno si prende cura di lei. Mi sento così forte. Io oggi sento il mio cuore. E c'è qualcuno che cerca già di strapparmelo. La United Fruit Company, UNI, come dite voi pezzenti, si prenderà tutto. E diventerà la compagnia più potente dell'intero Sud America. Stupidi contadini che avete le terre e non sapete che farne. Ci pensiamo noi. Prendiamo tutto. I campi tornano ai legittimi proprietari. Questi quattro contadini morti di fame non vedono l'ora di andarsene. Prendiamo tutto. Vogliamo anche quello laggiù. No, quello no. Vogliamo anche quello. Quello non si tocca. Ma quello è solo un campo da calcio. No, quello è il nostro campo da calcio. E quello è solo il nostro campo da calcio. Ma se l'Independiente Sporti non ha mai vinto neanche una partita. Il nostro campo non si tocca. Poveracci. A voi i campi dovrebbero servire per sopravvivere, non per giocare. Qui l'unico modo per sopravvivere è giocare a calcio. Qui l'unico modo per sopravvivere è coltivare e raccogliere. Piantagioni di banane, ecco cosa ci faremo laggiù. La UNI non avrà mai il nostro campo. La UNI non avrà mai la nostra mamita. Andatevi. Dicevate di disprezzarmi, dicevate di odiarmi, ma l'aria di casa non si può rinnegare. È quella che vi ha dato vita ed è quella che sempre respirerete. È qui che tutto è nato ed è qui che tutto continuerà a vivere. Sono arrivati dal fiume, portati a Letizia dal Rio delle Amazzoni. Tutto Sud America in motocicletta e poi... Bam! Gli è scoppiato il motore, almeno così ho sentito dire. Sono arrivati al porto fluviale di Letizia e probabilmente ci hanno visto allenare e avranno pensato: ma questi non sanno fare un cross, uno stop, non ce n'è uno che sappia giocare come Dio comanda. E bam! Nel giro di 2 minuti sono diventati i nostri allenatori. Questo Ernesto è saltato fuori dal nulla e dopo 2 secondi era il nostro allenatore. E di cosa ci parla al primo allenamento? Ci parla di poesia! Sono nell'area di rigore e mi prende un gran terrore. Ah, bella, continuatela. Siamo dei poeti, ragazzi. Terrore di sbagliare dal dischetto. Sì. Giusto. Dopo il suono del fischietto. Sì. Capolavoro. E se il portiere te la para? Abbiamo perso questa gara. Capitano! Capitano! Se Ernesto avesse ragione, tu da solo non sei nulla, mi aveva detto. Da solo non servi a niente. Ero solo, non ero felice e non mi sentivo un capitano. Non lo ero quando immaginavo di fare grandi gesta, io, senza mai portare la nostra squadra alla vittoria. Thank you.
Ora forse abbiamo la possibilità di cambiare il corso delle cose. Presa, Riga, Monti, Castigliano, Menti, Loi, Gabetto, Mazzola, Ossola. Letizia è un posto migliore in questi giorni, c'è energia in paese. Per noi il calcio è prezioso quanto un granaio o una biblioteca. Per questo abbiamo deciso di organizzare a Letizia il campionato. È bello passeggiare per la città e sentire parlare il dialetto peruviano o il portoghese. Letizia ora è il centro del mondo. Il giorno della prima partita ci scattano una fotografia. Ernesto è in mezzo, con la sua maglia da portiere, bianca, con una striscia rossa che la taglia in due. A un estremo in piedi c'è Jorge, il vecchio allenatore e il proprietario del pallone con cui giochiamo. Un pallone di cuoio, marrone come cioccolato, cucito a mano. Siamo 11 giovani colombiani a un passo dal loro sogno. Ma nessuno ha la minima idea di cosa sta per succedere. Ecco il fischio d'inizio della partita! È di tutto il torneo! Tutti gli spettatori sono sugli spalti! Posso vedere i loro sguardi? Sì, sei! Sento le loro urla scorzate quando nel primo tempo creiamo 5! Forse 6! Occasioni da gol senza però segnare! Sento il rumore di loro alzarsi in piedi tutti insieme quando... A metà del secondo tempo vede Merita calcia un millimetrico corner dalla sinistra! Alvaro colpisce di testa e la palla si schianta sul... palo! Perso! Avete ancora perso! Ma è uscita nel campo! La gente ci applaude! Incredula! Increduli noi! Abbiamo perso ma non ci sentiamo sconfitti! Le ragazze ci guardano come se fossimo degli eroi! Ma che cosa abbiamo fatto? Noi, i giocatori di Letizia! Abbiamo perso ma non ci sentiamo sconfitti! Guardatevi. Guardatevi negli occhi. Vedrete gli occhi di un uomo che ha il privilegio di essere qui ora e che domani cercherà di essere perfetto. E poi ci siete voi. E stasera, 29 giugno 1952, voi autorizzate voi stessi a essere migliori di quello che avete sempre creduto di poter essere. Voi autorizzate voi stessi a credere che finalmente è giunto il giorno in cui l'Independiente Sporting vincerà una partita. Dice che siamo di fronte a due possibilità, due porte da aprire. La prima conduce nel solito posto, continuare a essere la peggior squadra della regione. La seconda permette di realizzare il sogno nostro e di tutta Letizia. Ci è voluto Ernesto, l'argentino. Lui non sapeva che l'Independiente Sporting era la peggior squadra del Sud America. Non sapeva che nessuno qui avrebbe mai scommesso un soldo su una nostra vittoria. Non sapeva che tutti qui erano convinti saremmo rimasti barzelletta o storiella da raccontare in taverna. Ernesto ci ha spinti oltre il nostro limite, semplicemente perché lui, il nostro limite, non lo conosceva. Siamo in finale! Letizia è completamente impazzita! Sì, oggi, grazie a questa partita, stiamo riscattando la storia di questo posto dimenticato da Dio! Oggi stiamo costruendo il nostro mondo migliore! Poesia! Questa è poesia! 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 E qualcuno di noi sorride. La finale termina in pareggio. Penso a noi 15 giorni fa. Penso a Letizia 15 giorni fa. Penso a se dovessi segnare quel rigore. Penso a come mai potrei guardare in faccia i miei compagni se dovessi sbagliare. Thank you.